Ciao amici, prima di iniziare il video vi ricordo di mettere segui al mio canale YouTube Vincenzo Polverino, alla mia pagina Facebook ed Instagram Dream It e Facebook ed Instagram Vincenzo Polverino Consulting. Vi ricordo che questo video è stato realizzato da CF Recensioni San Giorgio a Cremano. Oggi per voi panino con tartar, burrata, crema di pistacchi, pomodoro confit. A seguire una pita con tartar di vitello, pomodoro confit, stracciata di bufala e pesto. Con la nostra tartare che abbiamo condito con sale, pepe e olio extravergine andiamo a formare una sorta di hamburger. Non deve essere molto compatto, deve essere abbastanza morbido. Non vi preoccupate troppo della forma, eh? Deve cadere al naturale. Ecco qua. Una volta fatto questo, apriamo il nostro bun. Questo è un bun artigianale, lievitazione lunga, leggermente dolciastro. Abbiamo preriscaldato la padella con un cubetto di burro e andiamo a rosolare il nostro panino. Deve farsi leggermente dorato. Ok, quando è dorato al punto che vi piace, andiamo a mettere il pomodoro confit. La nostra tartare. La nostra burrata. Crema di pistacchio. Come se piovesse. Un po' di granella di pistacchio. E un elemento che non avevo previsto ma che ci ho riflettuto ora, direi un po' di dressing al limone. Ecco a voi, bun artigianale, pomodoro confit, tartare di vitello, burrata, crema di pistacchio, dressing al limone. Buon appetito! Eccoci qua, stiamo preparando, come abbiamo detto, la pita con tartare, pomodoro confit, stracciata e pesto. Abbiamo messo già un po' di burro come prima nella padella, andiamo a far rosolare la nostra pita. Pesto di basilico, andiamo a mettere. La nostra tartare di carne, tartare di vitello, ricordo, sale, pepe, olio extravergine, abbiamo fatto vedere il procedimento prima. Pomodoro confit. E infine ancora la stracciata di bufala. Ok, chiusa la nostra pita, gli diamo ancora una rosolata ed è pronta, ad alta temperatura ed è pronta. Ci siamo quasi, ragazzi. Ragazzi, la nostra pita con la tartare è pronta. Onestamente non resisto, ci do un morsetto, piccolo piccolo. Ragazzi, è una bella cosa, eh. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi.